Buonasera, buonasera a tutti e a tutte. Siamo lietissimi di ospitare questo incontro con il professor Severino Salvemini, che sarà animato dal direttore di Art Tribune Massimiliano Tonelli. Questo incontro si inquadra in un filone di ricerca che stiamo sviluppando qui al Maxi Base, che è la struttura di ricerca del Maxi che ci ospita, ed è un filone proprio volto a approfondire il tema del rapporto tra arte, design e processi produttivi. L'anno scorso abbiamo ospitato una serie di incontri sul rapporto tra collezionismo, impresa, mercato. Quest'anno apriamo questi incontri con un tema estremamente affascinante, che direi ribalta un po' l'approccio tradizionale. Non stiamo parlando né di gestione dei beni culturali, non stiamo parlando degli elementi di economia della cultura, anche nella gestione di istituzioni come queste, che peraltro è un altro grande tema con cui noi ci confrontiamo quotidianamente, perché siamo convinti che un modo per rilanciare e anche per uscire un po' dalla crisi istituzionale del sistema cultura in Italia sia anche quello di inserire nella nostra cultura di impresa nella gestione di queste istituzioni. Ma non è di questo di cui parliamo oggi. Oggi vogliamo parlare di una cosa ancora più interessante e secondo me straordinariamente attuale dal punto di vista proprio della rivoluzione paradigmatica dei nostri tempi, e cioè come l'arte, come l'immaginazione, come la creatività contemporanea, e quindi come la dimensione anche simbolica di questo processo può essere un attivatore formidabile e un sostegno formidabile alla via, che io vorrei dire la via italiana alla competizione del sistema produttivo italiano. Io non voglio dilungarmi assolutamente, anche perché siamo qui per ascoltare il professor Salvemini. Siamo molto onorati che oggi Severino Salvemini sia qui con noi. Con questa chiave di ricerca. Dico solo una cosa che traggo dal, se volete, da un po' dal, anche da una piccola nota autobiografica. Io sono un economista di formazione e sono un economista formata a una scuola rara. La scuola, non io, sia chiaro. La scuola di Federico Caffè, che è stata la scuola di un grande umanista che ha insegnato a generazioni di economisti, che in realtà dietro l'aridità anche dell'econometria, dei numeri, della statistica, c'era una dimensione umanistica, per l'appunto, anche in quella disciplina, anche in quel paradigma, che poi forse è stato storicamente battuto dall'avvento del neoliberismo negli anni Ottanta, ma insomma adesso non la voglio fare lunga. Voglio solo dire che mi sento un po' di nuovo a casa a ridiscutere di come quelle che un grande economista definì un tempo le esternalità positive, mi riferisco a Pigou, che parlava di esternalità positive e negative. Un'esternalità negativa è l'inquinamento, è lo sfruttamento del lavoro. Le esternalità positive sono tutti quei processi creativi che possono, sono anche quei processi creativi che possono innescare produzione di ricchezza. Quindi io darei la parola a Massimiliano Tonelli, che mi aiuta a dare la parola al professor Salvemini, su questo interrogativo, cioè
L'investimento in cultura genera ricchezza, ricchezza estetica, civile, spirituale, ma anche ricchezza economica, ricchezza occupazionale. È un mantra per me questo, devo dire, è stato un mantra quando ero una giovane ricercatrice di economia, era un mantra quando da ministro della cultura abbiamo provato a fare qualche cosa, ed è un mantra anche oggi nel gestire una grande istituzione. Quello che però non guardiamo mai abbastanza bene è quanto mettere l'orecchio a terra e ascoltare quell'immaginazione e quella creatività può consentire a un pezzo del sistema produttivo italiano di competere sulla via alta della competizione, non sulla via bassa, quella della compressione del costo del lavoro, quella della precarietà del mercato del lavoro. Noi abbiamo degli esempi. Concludo raccontandovi una storia, un esempio che abbiamo raccontato qui e mi piace ricordarlo a voi. L'esempio di un'azienda che si chiama Alcantara, che ha scelto con noi, mentre cito Alcantara, entra in sala la dottoressa Guccione, che è responsabile di questo progetto, e così la saluto, un'azienda che ha costruito con noi un percorso di ricerca, un'azienda che produce una fibra, che forse tutti voi conoscete, questa fibra che, con cui si rivestono le sedie delle automobili, brevettata, e si è rivolta al mondo dell'arte, dell'immaginazione, in questo caso con la mediazione del Maxi, in questo caso, per questo voglio raccontare questa storia, e ci ha detto: facciamo un progetto di ricerca, non una mostra, un progetto di ricerca, perché il Maxi non è solo un museo, è anche un ente di ricerca, e su questo noi vogliamo puntare tantissimo e sempre di più. Provate a dirci come potremmo utilizzare questo materiale per altre applicazioni. È un esempio, diciamo, circoscrivibile, però che io credo potrebbe essere moltiplicato in tantissimi altri campi del nostro paese. Così è stato fatto, abbiamo costruito questo progetto di ricerca che poi è sfociato anche, come sapete, in alcune mostre che hanno rappresentato. Abbiamo costruito un rapporto originale e libero con designer, artisti, e da questo è venuto fuori una futura anche possibile applicazione commerciale di Alcantara, non solo una scelta sul campo di tipo curatoriale, estetica e artistica. Ecco, chiudo con questo, cioè comincio parlando di Pigou, di Federico Caffè, di un umanismo, di un economista umanista, e chiudo più concretamente dicendo che istituzioni come queste, secondo me, sono anche qui per favorire questo incontro, per favorire l'incontro tra diciamo l'immaginazione al potere, avremmo detto un po' di anni fa, adesso diciamo l'immaginazione al servizio, la dimensione simbolica al servizio della crescita, dello sviluppo economico del nostro paese. Benvenuto al professor Salvemini, grazie a voi per essere qui, a te la parola. Chiude così il presidente Melandri e mi ruba l'argomento della mia introduzione, che era proprio su Alcantara, per fare un omaggio. No, ma va bene, perché poi adesso piano piano mi verrà in mente qualcosa per introdurre lo straordinario slide show che ci farà il professor Salvemini. Sì, perché appunto è il tipico esempio di piccolo grande progetto che riesce a chiudere il cerchio, che è l'esempio di qualcosa che parte dal curatore, dalla ricerca, dall'esposizione in un museo, e poi però a terra a livello commerciale, che è fondamentale, non solo legittimo, ma è anche fondamentale perché poi tutto il resto sia in qualche maniera sostenibile. Presidente Melandri ha detto che siamo su una piattaforma di straordinaria attualità. Questa è secondo me la chiave, cioè quello che vedremo è qualcosa che può essere la chiave, una delle chiavi più importanti per dare una lettura alla salvezza del Made in Italy. Quindi si parla, come abbiamo detto, di produzione, si parla di competitività e si parla di Made in Italy, quindi elementi fondamentali per capire cosa sarà del nostro paese a livello produttivo, e visto che questa è una delle nostre vocazioni da qualche centinaio di anni.
è fondamentale capire come sarà in futuro. Quindi attuale per questo, ma attuale direi a prescindere da questo, nel senso che quello su cui riflettevo è che il rapporto tra cultura e impresa negli ultimi anni è un rapporto che anche si sta in qualche maniera caricando di aspettative, di responsabilità, spesso anche un rapporto malato, no? Perché malato? Perché chiaramente se diminuisce come sta diminuendo e come diminuirà purtroppo il contributo pubblico alla cultura per vari rivoli. Ma meno di così è impossibile però. Attenzione, aspettiamo a dirlo, forse lo dicevamo anche 10 anni fa, meno di così è impossibile. Ad ogni modo, se non aumenta il contributo pubblico alla cultura, è chiaro che poi la pressione su tutto il mondo delle aziende e delle imprese va sempre a crescere. Quindi c'è una continua richiesta, c'è una continua aspettativa e ci sono una serie di piattaforme, io me ne sono segnate qualcuno, la partita dalla sponsorship, no? Semimorta, come ragionavamo col professor Salvemini qualche giorno fa a Milano. Tutto il mondo delle fondazioni bancarie, anche quello in enorme difficoltà. Gli interventi che le aziende fanno nei musei, e con le polemiche, gli strascichi, pensiamo solamente restando a Roma, al Macro e all'Enel, a tutto quello che c'è intorno a livello di base in questo momento. Gli interventi di mecenatismo, Colosseo, no? Per rimanere a Roma. Quindi ci sono una serie infinita di piattaforme, di rapporti fra questi due mondi. Addirittura l'azione degli artisti dentro la produzione, no? Per la formazione, cosa che si sta facendo molto, che si sta cercando di fare anche in Italia, penso alla Fondazione Casoli che fa delle cose straordinarie sempre più non solo nell'azienda in cui è partita ma anche fuori, quindi cercando di inserire il contributo degli artisti non solo all'immaginario come vedremo ma anche alla formazione dei manager ad esempio. Dei musei aziendali, un altro mondo che ad esempio su Artribo negli ultimi due numeri abbiamo cercato di approfondire con una serie di interviste. E invece, come diceva appunto il Presidente Melandri, parleremo di un'altra cosa in questo momento, legata e allo stesso tempo slegata a tutto questa plot di rapporti tra l'arte e impresa, che è appunto l'immaginario, quello che le imprese devono all'immaginario che gli artisti mettono a disposizione in qualche maniera. Vediamo grazie al professor Severino Salvemini, io cercherò un po' di interromperlo se riuscirò, voi preparatevi qualche domanda, perché alla fine se i tempi lo consentono magari 2 o 3 domande precise, croccanti, cerchiamo di fargliele pur non avendo credo l'agio di arrivare alle 9, non so, siamo partiti un po' tardi e direi che iniziamo a vedere queste immagini, professore. Bene, grazie, buonasera a tutti, grazie per l'introduzione, grazie per l'invito. Io faccio uno sviluppo di questo argomento in modo molto rapido, proprio perché mi serve molto di più, mi interessa molto di più magari confrontarmi con voi su alcune cose che dico, piuttosto che invece fare una lecture in modo molto, molto canonica e tradizionale. Utilizzo queste slide più che altro per toccare alcuni temi di fondo. Si parte da un collegamento importante, che è il collegamento che c'è tra l'arte e l'economia, o meglio, il titolo parla di arti contemporanee, perché secondo me il discorso non è solamente sull'arte visiva, sulle arti visive, ma è un po' su tutte le muse che noi abbiamo nella contemporaneità, quindi questo tema riguarda diciamo le arti visive, ma riguarda anche l'architettura, riguarda la fotografia, riguarda la musica, riguarda il teatro, riguarda il cinema e così via. Arte e economia vuol dire mettere in collegamento da una parte la creatività, l'immaginazione, la fantasia e dall'altra parte un po' l'industria, la regola, la formalizzazione. E questi due mondi sono due mondi che per tanto tempo sono andati molto distanti, con una distanza anche polare, nel senso che qualcuno aveva addirittura sostenuto che il mondo dell'economia, che poi è il mondo anche degli imprenditori, il mondo dei manager, il mondo della burocrazia e il mondo dell'arte, il mondo della fantasia, fossero talmente distanti da rappresentare proprio un ossimoro, cioè delle cose che non potevano essere conciliate. E in effetti, se noi andiamo anche proprio sulle analogie neurobiologiche del cervello, andiamo a vedere effettivamente il discorso dei due emisferi, probabilmente il mondo dell'economia è molto più legato a
all'utilizzazione dell'emisfero sinistro e al mondo dell'arte, anche se è una, se volete, una dizione un po' stereotipata, è un po' più legato al tema dell'emisfero destro. Quindi, da una parte abbiamo operatori economici che sono incasellati, sono classificati per persone con i piedi per terra, pragmatici, espressione delle regole, diciamo avanzamento per convenienza opportunistica e estrema razionalità. Dall'altra parte c'è tutto quello che si dice sul mondo dell'arte e quindi a volte un po' disconnesso con la realtà, molto romantico, pieno di poesia, passionale e molte volte anche disinteressato. Cioè il famoso motto Art for Art's Sake dice che moltissimi artisti hanno lavorato e lavorano più per il gusto motivazionale dell'arte stessa che non invece per trovare poi un tornaconto o un momento speculativo. Questo discorso della lontananza dei mondi lontani, anche se in modo stereotipato, è comunque stato presente per tanto tempo. Al punto tale che, come diceva Gianna Melandri prima, parlare una volta di economia delle istituzioni culturali, di management delle istituzioni culturali, 20 anni fa era ancora considerato abbastanza una bestemmia, nel senso che anche adesso, se andiamo a prendere alcuni talebani professori di cui siamo anche molto amici, ma che ci distanziano probabilmente in termini di atteggiamenti, anche adesso il mercato continua a essere considerato un po' lo sterco del diavolo, però ci sono stati degli avvicinamenti recenti tra questi due mondi. Da una parte, come si diceva, mancano i mezzi, qualcuno dice addirittura mancano gli interi, e quindi proprio non c'è trippa per i gatti, e quindi la necessità dell'economicità porta proprio alla necessità di fare i conti comunque con il mondo dell'economia, ad essere più efficienti, a stare attenti a una serie di costi che una volta magari venivano considerati delle cose da mettere a piedi lista nel bilancio, eccetera. Le nuove generazioni sicuramente sono nuove generazioni sia del mondo dell'economia sia del mondo dell'arte che hanno un background più ibridato, più contaminato rispetto al passato. Gli artisti non c'è niente da fare, se parliamo degli artisti che erano del secolo scorso o anche quelli che hanno una certa età questo periodo, sono stati delle persone abbastanza autoreferenziali, proprio perché a loro mancavano anche una serie di conoscenze di che cosa fosse l'economia, di che cosa fosse l'azienda, di che cosa fosse il mercato, e quindi ne vedevano più che altro le degenerazioni piuttosto che gli aspetti positivi. E quindi ci sono minore diffidenze nei confronti del mercato, così come ci sono degli atteggiamenti, diciamo, più attenti da parte del mondo dell'economia, che è più contaminata con gli aspetti di valorizzazione dell'arte. Vi volevo far vedere per... Professore, posso interromperlo un istante? Sì. Questo che lei ha detto, che secondo me è la parte poi su cui si basa poi tutto il resto, però perché è successo? Cioè è vero che è così, no? C'è stato un... Prima, se io penso al Rinascimento, cioè erano vicini i due mondi, questi due mondi che lei ha delineato. Poi si sono allontanati, adesso si stanno riavvicinando. Cioè, però cos'è successo? No, ci sono stati, anche dei, momenti, sono stati anche dei momenti di avvicinamento interessante che però sono stati assolutamente episodici. Dopo cito il famoso caso di Olivetti, che comunque è un caso che è ritornato adesso in auge, in parte per la, diciamo, mediocre fiction che ci hanno propinato in televisione e in parte perché effettivamente in assenza di modelli economici e territoriali il modello di Adriano Olivetti continua a essere veramente un modello molto denso e profondo. Però, no, rispetto a che cos'è stato il modello torinese della Fiat, il modello Olivetti è stato distrutto. Quindi, perché è nato così? Io credo che sia nato così per proprio un problema di educazione culturale delle persone che operano nelle istituzioni economiche, in aziende in particolare, che sono assolutamente ignoranti nei confronti dell'arte, e in particolare nell'arte contemporanea, io questo lo sottolineo molto, e dall'altra parte questa ignoranza era assolutamente uguale all'ignoranza degli artisti nei confronti dell'economia, i quali hanno sempre immaginato che l'economia fosse non la scienza alta, la scienza sociale alta di Federico Caffè,
ma fosse la dichiarazione dei redditi, fosse il profitto e questa cosa qua. Quindi adesso che forse abbiamo ritrovato il mercato non nelle sue forme più degenerate, ma anche nelle sue forme più alte, laddove poi dopo non finisce nel liberismo spicciolo, probabilmente questa cosa si riesce a tenere insieme. Volevo farvi vedere questo perché secondo me è un grande esempio. Questo signore qui è un... adesso entro nel campo della storia dell'arte. Questo signore qui è un pittore che lavorava con Modigliani. E questo è un quadro del 1916 di Modigliani che rappresenta questo suo amico che era Paul Guillaume. Paul Guillaume era un pittore che, come spesso capita, lavorava nell'atelier di Modigliani ed era abbastanza mediocre. Cioè lui si è reso conto a un certo punto che era mediocre, però stando lì nell'atelier di Parigi aveva intanto ramazzato un po' di quadri delle persone che lavoravano con Modigliani e quindi era diventato una specie di collezionista. Come voi sapete, il confine tra il mondo del collezionismo e il mondo del mercante è molto, molto vicino, e quindi a questo punto si era messo a fare mercato dei quadri di Modigliani e dei quadri delle altre persone che giravano per Parigi in quegli anni, e quindi con grande fertilità di produzione. Va da Modigliani e gli dice: senti, bisognerebbe vendere un po' di più questi tuoi quadri, perché i tuoi quadri piacciono. Modigliani era una persona che era molto schivo del mercato, anzi proprio non ne voleva sapere. Lui continuava a fare alcuni suoi quadri, alcune sue sculture, prevalentemente per il gusto di farle lui da solo, senza confrontarsi con la committenza. Lui riesce a convincerlo e ad aprire in un certo senso questa breccia mercantile dell'arte di Modigliani, e Modigliani lo ritrae con questi due occhi. Questo è il passaggio, secondo me, molto interessante: uno con un occhio bianco e uno con un occhio nero. E la leggenda dice che l'occhio bianco volesse rappresentare la complicità che Guillaume aveva nei confronti del mondo del mercato e quindi del denaro in un certo senso, e l'occhio nero invece era la complicità nei confronti degli artisti. Che cosa rappresenta questo signore con questi occhi strabici? Rappresenta il fatto che il rapporto tra economia e cultura non è più un rapporto ad excludendum, cioè un rapporto o da una parte o dall'altra, o gli storici dell'arte o gli economisti, o chi si occupa di musei o chi si occupa di brugole e tondini, ma è invece un rapporto cioè la cosa importante è riuscire a tenere insieme queste due dimensioni, che non sono due dimensioni polarmente inconciliabili, ma invece sono due dimensioni che hanno ovviamente delle radici in contesti molto diversi, che però se sono messe insieme riescono ad ibridare, riescono a contaminare un qualche cosa effettivamente molto innovativo. Si diceva che per un po' di tempo c'è stata questa necessità di portare un po' di idee manageriali o economiche nel mondo della cultura, nel mondo del cinema, nel mondo del teatro, nel mondo dei musei, nel mondo delle gallerie e così via. Fortunatamente, diciamo, questo tipo di flusso in parte è avvenuto. La cosa di cui voglio parlarvi invece è il flusso inverso, cioè quanto, diciamo, il mondo delle arti, in particolare delle arti contemporanee, può aiutare, passatemi il termine molto brutto, la culturalizzazione dell'economia o la culturizzazione dell'economia. Cioè quanto l'economia, il mondo delle imprese, debba essere, ma debba proprio per definizione, debba essere attenta e sensibile al mondo delle arti. E questo ben al di là delle meritorie comunque operazioni di mecenatismo e di sponsorizzazione, cioè c'è una necessità di andare oltre a un aspetto prevalentemente di comunicazione. Cioè questo perché non solo ci sono i cosiddetti indotti che ormai sono accettati in termini di ricadute e di impatto sul territorio del mondo della cultura, ma perché la cultura, ed è il punto importante, riesce a raffinare il patrimonio cognitivo di un certo tipo di territorio. Cioè se noi diciamo la coltiviamo
bene, a un certo punto il territorio è in grado di assorbire un qualche cosa che consente poi dopo un flesso rispetto al passato, una discontinuità rispetto al passato. Immaginate tutte le ricette che si sono cercate relativamente alle zone che ormai sono deindustrializzate nel mondo, in particolare in Italia. Noi avevamo 100, forse qualcuno sostiene 200 distretti economici in giro per il nostro stivale, almeno 50 o 60 di questi distretti sono andati a pallino perché praticamente sono finite le monoculture settoriali che lo trainavano. E se voi andate da Valdagno a Biella, da Carpi a Sant'Eramo in Colle, trovate la difficoltà di far rinascere una città e un territorio su un altro tipo di cognitività. E allora vediamo il perché questa cosa. Allora, primo passaggio è che noi veniamo da un qualche cosa dove facciamo molta fatica a venirne fuori. Cioè noi veniamo da questo secolo, che è il secolo fordista, taylorista, chiamatelo come volete, comunque di tipo industriale, che è un secolo che per coloro che si occupano di economia è sempre stato un secolo dove la razionalità era considerata la forza per risolvere qualsiasi tipo di problema. Innanzitutto siamo nel campo del prodotto tangibile, siamo nel campo di una scienza molto deterministica, prevalgono gli ingegneri, le soluzioni sono sempre razionali, ma il punto importante è che per 100 anni noi abbiamo, e lo facciamo anche adesso, noi abbiamo acquistato dei prodotti o anche dei servizi per quello che si chiama, per quello che gli economisti chiamano la funzione d'uso. Cioè la funzione d'uso vuol dire che io acquisto un'automobile perché per le sue caratteristiche motoristiche, perché mi serve un mezzo di trasporto per andare da Roma a Milano, acquisto un paio di scarpe con la para perché ci sono le pozzanghere e non mi voglio bagnare i piedi, acquisto una bottiglietta d'acqua minerale perché ho sete. E quindi essendo questa una funzione abbastanza primaria del prodotto o del servizio, era poi facile pensare che l'unica cosa per cui noi acquistavamo un prodotto era sostanzialmente il costo basso, la performance produttiva. Per convenzione diciamo che finisce il secolo del Novecento, inizia il secolo di adesso, e noi passiamo dalla modernità alla postmodernità, dall'industriale al postindustriale, no? Dalla generazione delle ciminiere a qualche cosa che è molto più immateriale, molto più intangibile. Faccio un salto di due, anzi di tre, e vi dico questa cosa, cioè passare dal capitalismo manufatturiero ad un qualche cosa che è molto più intangibile vuol dire confrontarsi con un problema grosso, che è capire a un certo punto che gli input che io devo recuperare per immaginare qualche cosa di immateriale non provengono probabilmente dalla razionalità, ma provengono da altri tipi di lateralità. Il romanziere Conrad dice: ma come faccio a far capire a mia moglie che mentre guardo dalla finestra sto lavorando? Il che vuol dire tutta una serie di sensi di colpa che tutti coloro che si sono dedicati all'arte da piccoli hanno avuto, perché non erano mestieri veri, perché non erano mestieri che producevano denaro sicuro, perché non erano mestieri che producevano carriera. E quindi tutti i sogni nel cassetto di quelli che avrebbero voluto fare, i ballerini ma non l'hanno potuto fare, i poeti ma non l'hanno potuto fare, perché in un certo senso questo era considerato un ozio negativo dal punto di vista dei valori culturali della società industriale. Che cosa succede, torno indietro, cosa succede nel nostro mondo contemporaneo? Che i prodotti e i servizi che noi compriamo non sono più prodotti che compriamo per la cosiddetta funzione d'uso, o almeno non solo per quello, ma sono prodotti che incorporano, come diceva anche prima Giovanna, tutta una serie di significati, di
esperienze, di evocazioni, di simboli, di elementi di status, per cui sono prodotti sostanzialmente simbolici. E il fatto che poi noi in Italia ci occupiamo di bello e ben fatto e quindi di Made in Italy ancora di più mette la sottolineatura su queste cose. Se noi prendiamo la lista dei miliardari di Forbes, troviamo che a patto la dinastia di Arcore e alcuni signori che si occupano di siderurgia, ma gli italiani che sono ai primi posti sono la signora delle borse, il signore degli occhiali, il signore delle scarpe, no? E quindi effettivamente ritorniamo su questo tema qua. E questa immagine, che poi è un esempio un po' tirato per i capelli, perché la Giulietta non è che sia proprio un esempio tra le macchine più belle, però il Coppi è sempre un Alfa Romeo. Il Coppi dice: senza cuore saremmo solo macchine. Cioè, se noi non riusciamo in questo momento a metterci dentro un po' di cuore nei nostri prodotti, le automobili non ne vendiamo. Oggi c'era un'intervista di Claudio Lutti, che è il presidente della Cartel, che inaugura il Salone del Mobile, e diceva: alla fine noi vendiamo un pezzo di anima, mica solo un divano a fiori, diceva. Che è corretto. E vi faccio un altro esempio che mi ha molto colpito. L'altro giorno c'era un resoconto sul Sole 24 Ore di un incontro fatto da Marchionne alla sua prima linea di management. La sua prima linea di management è una linea molto numerosa, perché la Fiat, in particolare questa Fiat di adesso, ha una specie di struttura organizzativa a pettine, per cui sotto Marchionne ci sono 54 dirigenti che rispondono solamente a Marchionne, quindi non ci sono livelli intermedi. Di fronte a questi 54 dirigenti, Marchionne, che non è sicuramente un'icona della fantasia, perché è svizzero, si occupa di finanza, c'ha il maglione blu, d'accordo, ma comunque è l'unico elemento di creatività in questo capo azienda. È una persona canonica, ha detto: noi dovremmo nelle prossime nostre vetture mettere un po' di 500 SNES. Guardate che questa è una cosa molto interessante, innanzitutto perché la famosa cosa della 500 SNES era una cosa che si era inventato Lapo e che lui non aveva mai considerato, perché aveva invece sempre considerato l'altro fratello. E quindi credo che ci sia costato un po' riconoscere questa cosa. Ma che cos'è la 500 SNES? La 500 SNES è tutta, diciamo, quest'aura che c'è intorno alla nuova 500, che ha consentito alla nuova 500, con un prezzo sicuramente più alto della concorrenza, di essere venduta, e che, chiamatela come volete, molta panna, molta fuffa, qualche cosa che c'è intorno e così via, è quella che comunque sostiene un prezzo e un valore aggiunto superiore a quello, per esempio, della Panda. Quindi il talento creativo e i simboli che dicevamo prima sono degli asset fondamentali nella catena del valore, e questo è un messaggio, non dico che è rivoluzionario, però è un messaggio assolutamente nuovo per gli imprenditori o per i manager, che nell'ambito del processo produttivo a stadi devono infilare dentro la 500 SNES, che è un qualche cosa che non è nel loro DNA, perché torniamo alla riflessione di Conrad: nel momento in cui penso alle 500 SNES e guardo fuori dalla finestra, ci sono altre persone che mi fanno il mazzo perché in un certo senso non sto lavorando. Dicevamo: niente di nuovo sotto il sole, perché il buon Adriano l'aveva già capito tanto tempo fa, mettendo dentro sia l'estetica nei prodotti, sia anche nei palazzi. Vi faccio un'altra citazione rapidissima da una mostra che ho visto l'altro giorno a Palazzo Reale a Milano, che non è un posto dove noi vediamo delle cose da strapparci i capelli, perché sono abbastanza tradizionali, però c'era una bellissima mostra dell'espressionismo astratto della scuola di Pollock, della scuola di Rothko, di Klein, di De Koenig, eccetera, eccetera,
e nel catalogo veniva scritto che negli anni 50-60 questa scuola a New York aveva come importante riferimento la scuola, non la scuola, la città di Milano, cosa che il nostro sindaco Pisapia inorridirebbe, ma perché allora loro vedevano in Milano tutta una serie di crocevia, di collegamenti tra le tribù professionali creative, gli artisti, gli architetti, i fotografi, i primi designer, i primi stilisti di moda e così via, che rappresentavano in un certo senso il primo seme del Made in Italy, cioè la prima popolarizzazione dell'arte, della cultura. Quindi vuol dire che c'era qualcosa anche lì. Domanda: ma dove recuperiamo allora gli stimoli innovativi per infilarli dentro il processo produttivo dell'economia? E la risposta, siamo qua per dire questa roba qui, ovviamente nelle arti contemporanee. Sicuramente anche nel territorio, cioè tutto il tema, sarebbe la seconda conferenza, tutto il tema del genius loci, tutto il tema della radice territoriale, in particolare delle province e così via, ma molto nel linguaggio delle arti contemporanee. Visive, teatro, musica, arrivo subito, architettura, eccetera, e vorrei aggiungere per Epaté e Le Bourgeois anche la televisione. Io sono un sostenitore, qui c'è un mio vecchio amico con cui abbiamo fatto insieme la televisione, io sono un tardivo esperto della televisione e ho capito una cosa, che se ne dica del mondo della televisione, la televisione è fatta da linguaggi molto sofisticati e se voi prendete, non so, uno spettacolo tipo Striscia la Notizia, che per 25 anni riesce a fare il prime time alle 8:30, e voi lo disossate questo programma, ci andate dentro in filigrana, trovate un'evoluzione di un linguaggio che è molto più sofisticato di quello che noi pensiamo quando pensiamo normalmente alla televisione trash. Quindi anche la televisione, a saperla guardare, decodificare, descriverla bene, rappresenta uno stimolo innovativo. No, mi riflettevo sul fatto che stiamo parlando dopo 70.000 conferenze di come l'impresa può aiutare l'arte, questa volta stiamo su una piattaforma completamente inversa, cioè ci stiamo addentrando su un sentiero che ci dice come l'arte aiuta l'impresa, quindi è particolarmente significativo secondo me questo aspetto. Poi dopo magari cerchiamo di capire come l'impresa può a quel punto ringraziare tutto questo immaginario che gli viene messo a disposizione enorme consulenza gratuita. Non è poi così automatico, così scontato. Molte volte gli artisti, e qui non faccio nomi, gli artisti si lasciano prendere la mano da queste cose e si inventano malamente dei prodotti. Allora l'artista contemporaneo che si mette a fare i gelati... Niente di peggio. E lì allora poi... Perché poi gli mancano ovviamente tutta la parte del know-how specifico per fare le imprese. Solo una cosa su questo che abbiamo passato su Olivetti, perché l'abbiamo accennato, non è argomento di oggi, però è fondamentale tra tutte le cose che abbiamo elencato prima nel rapporto impresa-arte, impresa-arti, impresa-architettura, in questo caso il discorso dei luoghi di lavoro, no? Fondamentale anche questo aspetto, adesso non ci addentriamo, però insomma parlando di Adriano Olivetti, anche lì c'è, prima l'ho elencati tutti, dalla sponsorship alle fondazioni bancarie, c'è anche quella piattaforma lì di rapporti tra impresa e cultura che è fondamentale, che credo sia un tema enorme, cioè voglio dire ci sono grandi margini di miglioramento in questo paese anche su questo. No? Diciamo che tutto il tema dell'architettura ormai è un tema maturo perché le imprese dovendo competere sul mercato del lavoro e non solo sul mercato dei beni quando li vendono, riescono a raccogliere i talenti nel momento in cui hanno dei contesti di qualità di vita lavorativa. E una delle cose principali del contesto della qualità della vita lavorativa è uno spazio piacevole, esteticamente bello, dove starci. Che non lo fai per beneficenza, ma perché ti aumenta la produttività, ti aumenta la competitività e quindi fai più business, esatto, voglio dire. Esatto. Cioè questo poi è il ragionamento che chiude il cerchio. Allora,
Ultimo discorso, abbiamo detto gli stimoli arrivano dall'arte e in particolare dall'arte contemporanea, quindi mettiamo adesso la sottolineatura sul tema della contemporaneità. La contemporaneità è una grande fatica perché funziona in salita e poi perché gli artisti contemporanei per definizione sono scomodi perché sono devianti e diciamo ci fanno soffrire. Quindi, innanzitutto parliamo di un'opera contemporanea di qualità. E quindi l'opera contemporanea di qualità è quella che riesce a interpretare lo spirito del tempo, è quella dell'artista che ha una capacità profetica, nel senso che anticipa le crisi, anticipa l'evoluzione della società, è di per sé sperimentale, quindi è un'opera che non dà certezze, che è scomoda, è anticonformista, e quindi a volte è anche emarginata e rifiutata dagli stessi artisti più convenzionali. Cioè il mondo è pieno, non solo per quanto riguarda l'arte figurativa, ma anche se andate a prendere la musica. Non so, c'è un bellissimo libro di Alex Ross, che è il critico musicale del New Yorker, che racconta come quando Schoenberg scrive i cinque pezzi nel 1910, Strauss, che sicuramente non era diciamo una persona convenzionale, perché era una persona che aveva scritto Salomè, perché aveva scritto Così parlò Zarathustra, sente questo pezzo di Schoenberg, scrive alla moglie di Mahler e dice: io sono imbarazzato perché questo sta facendo delle cose assolutamente improponibili e dovrebbe andare a spalare la neve invece di imbrattare il pentagramma. E lo dice una persona che era sicuramente sull'onda dell'innovazione. Quindi gli artisti contemporanei sono delle persone che sono, in un certo senso, guardati con diffidenza non solo dall'intera opinione pubblica, ma anche dagli stessi artisti. Però gli artisti contemporanei sono quelli che alzano le onde di senso, sono quelli che aumentano queste onde, che poi alla fine, dopo un po', si infrangono sul bagnasciuga della storia. E Nietzsche diceva che sono un po' come l'aria delle alte vette, no? Cioè che per pensare delle cose innovative bisogna pensare con un sovrappiù di sensi. Nella mostra di Manzoni, che c'è in questo momento in circolazione a Palazzo Reale, lui dice: non ci si stacca dalla terra correndo o saltando, bisogna avere le ali. E quindi, cioè, per essere davvero un artista contemporaneo di qualità, cioè, ci vuole effettivamente qualcosa di più. E quindi l'artista contemporaneo, che è questo signore che è un pioniere, ha un radar particolare, che ristruttura il campo cognitivo cui va incontro la comunità, deve essere in un certo senso preservato, sostenuto in particolare dalla borghesia, dalla classe dirigente, dall'imprenditoria, cioè deve essere ovviamente coltivato. E quindi torniamo a quel discorso lì: i luoghi dove effettivamente si coltiva l'arte contemporanea, il museo ne è uno di questi, deve essere sostenuto, ma non semplicemente perché fa fine sostenere il Maxi o un altro museo, ma perché c'è un discorso assolutamente di collegamento tra gli investimenti che vengono fatti e poi dopo i ritorni che rientrano all'interno della stessa impresa. Vi faccio quattro esempi di precocità e di diciamo di lungimiranza degli artisti contemporanei. Allora, questo è Warhol, come sapete, e c'è una storia di Steve Jobs interessante. Steve Jobs, giovane, alla fine degli anni 60, a un certo punto viene colpito dalle immagini di Kennedy, di Jacqueline Kennedy, eccetera, fatte da Warhol, e arrivato a Manhattan vuole andare a vedere la factory di Warhol. Dicono che abbia incontrato Leo Castelli, che Leo Castelli l'abbia portato a vedere Warhol, e lui vede in particolare
queste immagini a colori fluorescenti e le mette nel dietro della sua testa. Così come mette dietro nella sua testa tante cose Steve Jobs, perché è una persona che ha fatto molte cose sperimentali che poi dopo sono venute fuori 30 anni, 40 anni dopo. Quando inventa l'iPod, tira fuori quest'idea dei colori e lui dice che si era ricordato di quell'esperienza dei colori fluorescenti della factory di Warhol e li aveva a quel punto implementati. Seconda esperienza, sono recuperate a caso, non sono... Seconda esperienza, Emilio Isgrò. Esce su Repubblica, sul Corriere della Sera, questa pagina che trovate a destra, una pagina di un'azienda di comunicazione che per comunicare, diciamo, la loro immagine istituzionale decidono di utilizzare esattamente lo stesso tipo di grafica di Isgrò. Altra cosa che voi ricordate benissimo, il film di Moretti, Habemus Papam. Ecco, quando è venuto fuori questo film, 4-5 anni fa, non mi ricordo più, nessuno di noi avrebbe mai immaginato che questo tipo di sceneggiatura avrebbe potuto essere una sceneggiatura assolutamente reale, no? E questa cosa ci ha colpito anche perché Moretti non era la prima volta che tirava fuori una cosa nuova. Questo signore che è Hiroshi Sugimoto, artista contemporaneo, è qui insieme al presidente di Hermès, perché il presidente di Hermès, nella ricerca di rivalorizzare i foulard di un tempo che ormai avevano bisogno veramente di essere completamente ripensati, ha deciso di mettere, diciamo, delle cose che sono ispirate. E comunque l'ispirazione che c'è tra il mondo dell'arte e il mondo della moda è costante, perché poi ci sono i sacchi di burri nelle cose di Bottega Veneta, ci sono diciamo le matrici astratte di Dorazio nelle cose di Chanel, ci sono i visi di Modigliani nelle cose di Marras, quindi questo... E possiamo fare tantissimi esempi di momenti aziendali che vanno in un certo senso a riprendere, o se volete a rubare, momenti artistici, tra cui per esempio, non so, anche moltissime comunicazioni aziendali di grandi leader che si ispirano per esempio a monologhi di Paolini, a monologhi della Curino, a monologhi di Celestini, che studiano queste cose perché evidentemente hanno un'efficacia molto particolare. Allora, arriviamo al fondo. Abbiamo detto il mondo delle imprese e il mondo dell'economia deve essere molto più sensibile al mondo delle arti, in particolare a quelle arti contemporanee. Quelle arti contemporanee perché arrivano molto prima del resto di noi a capire i fenomeni. Questo vuol dire che però noi dobbiamo sostenere questo tipo di valore e la classe dirigente ha in un certo senso una grande responsabilità nei confronti dell'avanguardia. Se non fosse così non sarebbe bene, perché a quel punto non c'è più l'egemonia culturale ma c'è l'egemonia sottoculturale. Nel campo dell'azienda l'egemonia sottoculturale è l'egemonia della tecnica, cioè della tecnica intesa come tecnicalità. Allora a questo punto noi abbiamo delle imprese che magari sono ben gestite dal punto di vista delle pratiche gestionali o delle pratiche manageriali, ma non saranno mai delle imprese eccellenti, non saranno mai delle imprese con dei prodotti innovativi. Potrebbero essere solamente delle imprese cosiddette me too, cioè di carattere imitativo, però non è il tipo di formula imprenditoriale che ci può salvare a noi come italiani, perché poi non abbiamo tutta un'altra serie di contesti ambientali che consente di fare questa cosa. Ultimo messaggio che sempre bisogna dire è che tutta sta cosa costa, nel senso che la cultura costa. E forse però bisogna essere precisi e bisognerebbe anche fare i conti di che cosa costa la non cultura, no? Noi usciamo da una fase lunga, oscura,
nebbiosa che ha azzerato qualsiasi politica pubblica del settore. Oggi, per esempio, sentivo che è stato abolito il credito d'imposta per gli esercizi cinematografici, che non è una cosa da poco, perché questo vuol dire che un esercente cinematografico gli salta, diciamo, la possibilità di dedurre almeno un 7-8% di costi, sapendo che gli esercizi cinematografici, non parlo dei grandi multiplex o dei cinemax o dei cineplex nelle periferie, ma gli esercizi cinematografici centrali sono a rischio perché non riescono a gestire i loro bilanci. Ecco, un'operazione del genere vuol dire subito mettere in difficoltà il cinema di qualità. Sui ministri che ci hanno preceduto, diciamo i tre ministri e mezzo che ci hanno preceduto sulla cultura, non diciamo niente, perché non è che abbiano lasciato niente di esaltante o di memorabile. E chiudo per dire, come diceva Abramo Lincoln, se la cultura costa troppo, e allora proviamoci con l'ignoranza. Grazie. Dunque, chiedo una cosa sola, poi dopo passo la parola direi al Presidente, che sicuramente ha qualcosa da aggiungere, e poi se qualcuno vuole prepararsi qualche... professore, qualche domanda? Il frattempo è diventato buio. Buio nonostante l'ora legale. No, volevo una piccolissima precisazione proprio sull'Italia in particolare. Abbiamo citato nelle slide, abbiamo visto questa formula che funziona indiscutibilmente, l'abbiamo vista declinata su appunto Hermès, Apple, eccetera. Mi domando se effettivamente, come poi abbiamo detto anche prima, c'è da noi invece un humus particolare per questo tipo di relazioni, no? Un humus che parte appunto dal Rinascimento probabilmente e arriva fino a oggi. Esiste questa cosa oppure... È un prelievo questo di immaginario da parte delle aziende sull'immaginario dell'arte, degli artisti, che è più congeniale a delle aziende più grandi, e quindi gioco forza impossibile da noi, dove le aziende grandi sono poche, pochissime in percentuale. No, è che forse noi siamo così ben abituati sul mondo dell'arte, sul mondo del bello, per cui non andiamo neanche a ricercare, pensiamo che venga in modo implicito. Cioè, perché Hermès si è messo a fare i foulard del giapponese e non l'ha fatto Ferragamo o non l'ha fatto Zegna? È curioso. Presidente, che ci dice? Io reagisco su 2 o 3 punti, così per aprire un po' la conversazione di questa sera. Allora, dunque, mi consentirete, come si suol dire, di partire dall'ultimo punto, e cioè la cultura costa ancora di più un paese che non investe in cultura. Per ridire per la milionesima volta, per quanto mi riguarda, che il disinvestimento di questi 15 anni, ultimi 15 anni, è stato uno degli elementi della crisi del nostro paese. I dati li conoscete tutti, ricordiamoli per un attimo. Nel 2001 il Ministero dei Beni Culturali, e all'epoca era ancora troppo poco, cioè non è che lo dico con no, investiva, aveva un bilancio. Chi era il ministro? No, vabbè, lascia perdere. Investiva 3 miliardi di euro nella cultura, oggi il bilancio del MIBAC è di 1.2. Quindi in 15 anni, invece di mantenere E abbiamo aggiunto il turismo. Quindi la decadenza italiana, secondo me, sta in queste due cifre, 3 miliardi 2001, 1.2 oggi. E un altro aspetto anche nello spread di questo, cioè questa decrescita non è poi paragonabile a quella di altri paesi, quindi non solo il valore assoluto, no, ma anche il rapporto con i competitor. Altri paesi hanno deciso di investire sulla cultura anche nei momenti di, anche dopo il 2008, per capirci, cioè anche in primo dato, ma questo è noto. La cosa che a me colpisce ancora è che nel momento in cui un paese, una nazione, insomma, un indirizzo politico, fa questa scelta, ne avrebbe almeno dovuta fare un'altra a fianco,
per mitigare questo effetto. Avrebbe dovuto fare la scelta, e così mi riaggancio anche alla penultima cosa che hai detto, cioè sul tax credit agli esercenti cinematografici, avrebbe dovuto immaginare meccanismi di trasferimento di risorse non indirette ma indirette. Cioè, e qui c'è un punto su cui non voglio dilungarmi troppo, perché fa parte di quel, diciamo, quell'elenco di temi nel rapporto tra impresa e cultura che tu non hai trattato oggi, che è secondo me sullo sfondo comunque anche oggi della sfida del nuovo governo, diciamolo esplicitamente, ovvero non c'è modo per ritornare a quei 3 miliardi probabilmente in 6 mesi, perché sì, perché c'è la spending review, perché almeno decidiamo che c'è una possibile intervento strategico sulla fiscalità di vantaggio. E qui lo voglio dire, cioè, siccome l'unica norma che oggi è ancora in vigore sulla fiscalità di vantaggio l'ho fatta io nel 98 e non è assolutamente sufficiente, dico estendiamo quel tax credit, invece di ridurlo, estendiamolo anche a altri settori della produzione culturale, tra cui le grandi istituzioni che si occupano di contemporaneo. E questa era, come dire, un po' doverosa questa. Io però vorrei dire a Severino due cose di fondo. Cioè, io ho come l'impressione che questo tema dell'incorporazione di valori artistici, estetici, e fatemi dire anche valori etici, nel processo di produzione, e quindi, come dire, di incorporazione di valori estetici, artistici ed etici, o a fianco al valore d'uso degli oggetti da cui tu sei partito, fa parte di un rovesciamento di paradigma che è il nostro tempo. Cioè, è vero, c'è stato anche una stagione, non so, torniamo al grande umanesimo, al Rinascimento, cioè in cui il principe, il mecenate lavorava con l'artista, ma nella storia del capitalismo, fatemela dire così, nella storia del capitalismo, perché noi stiamo parlando di questo, di come i processi di produzione e di accumulazione capitalistica oggi incorporano altri valori. Io credo che l'incorporazione di altri valori, appunto, non sono solo i valori artistici, estetici, sono anche valori etici che fanno prodotti che hanno un loro mercato. Questo per dire che sullo sfondo di questa tua riflessione, secondo me c'è qualcosa di ancora più grande. Cioè è una suggestione per la conversazione di questa sera. Cioè c'è l'utilità marginale del prodotto del foulard di Hermès, che si vende meglio se utilizza il prototipo dell'artista, oppure di Steve Jobs che utilizza i colori di Warhol. Ma forse c'è qualcosa di più, e cioè c'è un'idea di come oggi si struttura la catena del valore. Ecco, questa era una delle. E secondo me oggi la catena del valore comincia a incorporare anche altro, oltre che al valore d'uso. Ecco, quindi terza riflessione, sono spunti che mi consente di agganciarmi a una battuta di Tonelli di prima. C'è in mostra adesso una mostra che io trovo bellissima, si chiama Utopia for Sale. È una mostra dedicata a un artista scomparso qualche mese fa, ad Alan Sekula, e c'è un'opera di un artista cinese che si chiama Li Liao, che racconta e che è molto poetica, è molto commovente, un'opera video, ed è il racconto di inserimenti poetici nella catena produttiva, nel processo produttivo ancora molto fordista di Osram, della produzione delle lampadine Osram. Ed è una riflessione, cioè un'opera che offre una riflessione critica e autocritica anche su questo, cioè
senza non solo, diciamo, le condizioni minime di dignità del lavoro, ma perfino di questi inserimenti creativi, poetici e artistici nel processo produttivo, si lavora peggio e si genera, diciamo così, un prodotto. Quindi altro spunto. Io ho l'impressione che, non solo perché Marchionne finalmente ha dato ragione all'Apo, ma io ho l'impressione, devo dire, da questo osservatorio, dove, come potete immaginare, incontriamo tantissime imprese tutti i giorni, un po' perché sono degli sponsor, un po' perché, come Alcantara prima vi ho raccontato, il modello Alcantara per noi è un modello istituzionale, cioè il modello ed è un modello che vogliamo e stiamo cercando di riprodurre con altre aziende che producano plastica biodegradabile o che producono altri oggetti. È un modello a cui noi crediamo moltissimo, nel senso che lo riteniamo un modello che ridefinisce anche l'identità di un'istituzione culturale dedicata al contemporaneo, che peraltro è un'istituzione che è dedicata non solo all'arte, ma anche all'architettura e anche al design. Io ho l'impressione, però mi posso sbagliare vedendola da qui, che questa consapevolezza e che questa ricerca, che poi non sempre sfocia, diciamo, in scelte razionali e coerenti, però insomma è veramente oggi molto più diffusa. Quindi veramente il protagonista, che è ancora indietro, non è il settore produttivo, non è il mondo delle imprese, diciamo lato senso, ma è molto di più la funzione e il senso e il significato e il ruolo delle istituzioni. Da cui io credo, e così chiudo come sono partita, dovrebbe tornare una riflessione su che cosa restituire a questa, diciamo, a questo corroborante del mercato, corroborante della produzione, corroborante anche del percorso di sviluppo del nostro paese, tanto più in un paese come il nostro. Ma questo, insomma, diciamo, sta sullo sfondo di tutta questa riflessione. Mi fermo qui perché magari. Grazie, molto anche, come dire, in chiave positiva e propositiva, questi quattro punti del Presidente Melandri. Il terzo, il discorso degli sgravi, il discorso del cambio della catena di valore, mi sono segnato, il discorso dei luoghi di lavoro e poi il discorso dei rapporti con le aziende in crescita. Io ci aggiungo anche, non l'ha detto il Presidente, ma ci aggiungo anche l'appeal che un luogo come questo ha per l'azienda, al di là dei progetti che poi, come abbiamo detto citando Alcantara, chiudono il cerchio, ma anche semplicemente il fatto di essere interessanti come location non è una cosa banale, secondo me, è una cosa significativa, che vengano qui piuttosto che vadano a fare i loro eventi nelle canoniche sedi dove si sono sempre fatti per 40 anni questo tipo di eventi, è una cosa molto significativa, anche perché poi può seminare delle cose in quelle 200 persone che vanno a quell'evento, che non sono mai state in un museo d'arte contemporanea, cioè può essere un X% che decide che a quel punto quella cosa lì la va a vedere anche in un altro momento, in maniera più, con una fruizione più tradizionale da museo, e quindi è pubblico guadagnato, e non è poco. Il discorso del cambio della catena di valore, io l'ho visto, come per come l'ha detto il Presidente, come un'ulteriore rivoluzione industriale, in maniera così, tanto per dirla, come sui sussidiari, nel senso che cambia un'altra volta il paradigma, però su questo lascio le riflessioni al professor Salvemini. Domande? Sì. Diciamo, da questo, per rispondere un po' velocemente al discorso della cannibalizzazione, che è stato ripreso. Provo sinteticamente, nel senso che non sono in grado di dare risposta a tutte le domande. Allora, prendendo in considerazione il suo intervento e quello che diceva prima Marina Celi, io credo che è vero, cioè in questo stadio qua quello che stiamo vedendo è, diciamo, uno scippo di alcuni valori culturali da parte delle imprese magari un po' più spregiudicate, che magari non ritornano l'investimento fatto da questi artisti come bisognerebbe fare. Però questo è l'inizio di un processo, no?
Poi ci sono le imprese che sono un po' più responsabili, sono le imprese che sono un po' più evolute, le quali a questo punto cominciano a fare degli investimenti più seri nel fenomeno. Allora ecco il caso delle collezioni aziendali, ecco il caso degli investimenti fatti dalle imprese o da consorzi di imprese in questo modo. Lei prima lei ha affrontato due temi che sono il tema della committenza da una parte e il tema delle proposte. Le proposte semplici per le imprese che vogliono occuparsi di contemporaneità è semplicemente il fatto di credere che l'esposizione del proprio organico, delle proprie persone, delle proprie risorse umane all'arte contemporanea sia un beneficio dal punto di vista di quello che effettivamente può essere diciamo appreso per il processo produttivo. Quindi si prendono le persone dell'organizzazione, li si porta in un museo come questo, li si fa vedere la mostra di Spalletti, si discute che cosa diavolo vuol dire la mostra di Spalletti, poi dice vabbè, e adesso questa cosa qui che cosa vuol dire nel tuo mestiere di domani mattina alle 8? Cioè che cosa ti porti a casa? Lo si discute tutto insieme e già questa operazione, che è un'operazione, se vuole, semplicemente di carattere formativo, di carattere educativo, è una proposta semplicissima che per l'impresa non vuol dire un grande investimento, perché tutto sommato vuol dire perdere mezza giornata del tempo lavorativo per 10 dirigenti portarle qua, magari avere un curatore che traduce un po' da intermediario culturale che cosa vuol dire il linguaggio di Spalletti rispetto a loro che si occupano invece di produrre degli orologi, e questo è un passaggio. Se poi questa cosa funziona, perché effettivamente questi signori dicono ma ci è venuta in mente un'idea per cui l'orologio come lo facevamo ieri, magari lo facciamo leggermente diverso e lo facciamo azzurro perché abbiamo visto Spalletti e ci ha colpito questo tipo di colore, e allora magari si può andare avanti, no? Si può andare avanti e si faranno degli orologi che sono degli orologi meno commodity rispetto a quelli che facevano prima. Il vero problema è che io non sono così convinto che il paradigma, che è il paradigma del nostro tempo, ma sia un paradigma di consapevolezza nel mondo delle imprese. Cioè, le imprese, secondo me, sono indietro ancora su questa cosa. E quali imprese sono indietro? Sono indietro le imprese grandi, non le imprese piccole. In particolare le imprese piccole che sono nel territorio, un po' perché hanno degli imprenditori che sono più sensibili a tutta una serie di elementi di sviluppo delle risorse umane, e un po' perché il territorio comunque ha delle peculiarità, delle specificità che consentono poi dopo abbastanza velocemente di accelerare questi processi, nelle piccole imprese c'è più consapevolezza di questo tema, nelle grandi imprese no. Perché le grandi imprese sono fatte più da manager che da imprenditori, e l'ottusità è più nei manager che non nell'imprenditore. Perché l'imprenditore comunque è orientato, hai ragione quando dici che il short termismo e il lungo termismo è importante. L'imprenditore per forza è più orientato al lungo termine. Il manager invece, un po' perché è pressato dai risultati e così via, non lo è. Andiamo a vedere. I nostri manager bancari, i nostri manager delle grandi imprese industriali non ci sono, anche di quelle imprese industriali che magari investono in arte. Cioè io vorrei prendere i manager della Pirelli che magari hanno accanto l'hangar bicocca e vorrei andare a vedere questi manager Pirelli che tipo di cultura estetica hanno. Bassa, perché poi tutto sommato sono degli ingegneri. E arrivo ad un altro discorso. La scuola è il vero imputato, ma non è imputato solamente la scuola diciamo secondaria o la scuola media perché non c'è il corso di musica. La grande imputata è l'università, perché noi che insegniamo per esempio economia alle persone che poi in gran parte vanno nelle organizzazioni economiche, continuiamo a insegnare le tecniche. Continuiamo a insegnare la finanza, continuiamo a insegnare la ricerca operativa di carattere produttivo. Poi queste persone che
millantiamo dicendo che devono diventare classe dirigente e che magari non ha avuto un'educazione sfortunatamente in casa, per cui magari non hanno avuto la possibilità di vedere il Balla piuttosto che il Taglio del Fontana, si ritrovano nelle sedie che contano, ma diciamo la loro sensibilità a queste cose è molto limitata. Quindi c'è un problema di scuola, c'è un problema di lungo termine, c'è un problema di formazione, nel senso che bisognerebbe per esempio che le imprese cominciassero a mettere nei loro programmi di formazione delle visite nei luoghi di bellezza, che possono essere il museo, ma può anche essere andare a fare la visita su un paesaggio del Chianti. Non è... Bene, abbiamo scoperto che questi temi che abbiamo affrontato oggi innescano tutta una serie di addentellati clamorosi. Solo negli ultimi 30 secondi abbiamo tirato fuori la scuola, la ricerca, l'università, l'alta formazione, l'organizzazione aziendale, il tema della committenza, che è un altro bubone gigantesco che necessiterebbe di altre due ore che non abbiamo, quindi chiedo al Presidente Giovanna Melandri di salutarci, di chiudere. Ma io anch'io vorrei ancora parlare altre tre ore, perché intanto vi voglio dire, come dire, a dimostrazione che qualcosa si muove e che noi qui facciamo tantissima mediazione culturale, la facciamo con i ragazzi, con le scuole, la facciamo anche con le imprese. Quindi se da questa chiacchierata può venire fuori l'idea che insomma intensifichiamo questa attività di... Poi naturalmente cosa succede? Succede che ci sono delle proposte culturali che sono più facili, alcune che sono più difficili. D'altra parte non dimentichiamoci, anche questo lo racconto a partire dall'esperienza fatta negli anni passati, che quando fu pensato il Maxi, anche questo 15 anni fa, quegli stessi mandarini della conservazione che oggi gridano allo scandalo quando si parla di qualunque tipo di ricerca di cooperazione tra pubblico e privato, all'epoca gridarono allo scandalo che l'Italia voleva dotarsi di un museo nazionale dell'arte contemporanea dell'architettura. Questo lo dico perché, altro che scuola, cioè noi in realtà stiamo remando controcorrente da 15 anni e un'istituzione come questa, secondo me, e lo faremo perché ci riusciremo, deve dimostrare che invece non solo come spazio espositivo ma come centro di ricerca, e su questo anche qui mi fa piacere concludere dicendo che Han Ru ha deciso che svuoterà il Maxi, lo riallestirà di solo installazioni sonore, con l'idea che vogliamo far entrare i suoni del mondo qui dentro, quindi i suoni della città, i suoni della natura, i suoni delle rivoluzioni, i suoni. Grazie, buonasera a tutti.